Io do la parola adesso a Giovanni D'Amico, che poi verrà con noi a tagliare il nastro e poi ci dovrà lasciare, perché io lo devo ringraziare veramente tanto, perché con l'impegno che aveva in Consiglio regionale, era prevista anche la presenza di altri consiglieri oggi qui, ma non si sono potuti allontanare, si è allontanato il vicepresidente delegato anche dal presidente, credo, e è voluto venire a stare qui, quindi poi a mezzogiorno ci lascerà. Grazie, io ringrazio, e era importante che ci fosse l'istituzione regionale, oltre che la mia persona, per un fatto di amicizia e di valutazione che adesso molto brevemente cercherò di fare. Ringrazio il sindaco Ospiche per questa vicinanza in momenti molto drammatici che hanno coinvolto anche il vostro comune, e spero che sia anche l'inizio di una collaborazione futura. È esemplare questa manifestazione di oggi, questa iniziativa e questo avvio dell'impianto di Corallo, è esemplare, ma soprattutto perché Dario De Luca sindaco è stato sempre molto avanti nella proposta che forse già insomma nella sua prima esperienza di sindaco era avanzata, e poco a volte abbiamo raccolto di questi stimoli. Oggi qui si creano con questa significativa risorsa in un momento di finanza locale drammatico, oggi si creano le basi economiche e finanziarie per poter guardare a tutto tondo a questo comune, ovvero a Collarmele, come un esemplare comune di realtà sostenibile. Voi sapete quante discussioni le pale, gli impianti, le cose hanno prodotto, tanto se ne è discusso. Intanto però si sta evidenziando che un processo che culturalmente, e Dario ne è assolutamente capace, culturalmente guarda avanti, sposta, ma sposta poi in tempi medio-lunghi, e sposta e trasferisce a generazioni nuove. Oggi lui ha fatto un discorso importante, mettiamo, come dire, a regime da energie rinnovabili una entrata che per questo comune montano è fondamentale. Il sindaco mi accennava anche altre sue iniziative e bisogna imparare insieme a costruirle. Adesso c'è un passaggio fondamentale che credo valga proprio per la comunità di Collarmele ed è sempre esemplare per le nostre comunità montane dell'Abruzzo e italiano. Una montagna che stiamo abbandonando, io continuo a tenere in piedi una battaglia al Consiglio regionale perché mi pare che nelle ristrezze di finanza pubblica si tenda a dire che quello che pesa lo si lascia, e la montagna viene percepita, se leggo i bilanci nazionali, i bilanci regionali, la montagna viene percepita come un peso, e questo è un danno grave per il paese, perché la montagna è la sede delle valenze migliori dal punto di vista ambientale, storico-culturale, delle tradizioni, della tradizione agricola, e quindi dire che è un peso significa abbandonarla a se stessa con tutto quello che ne risolve in negativo. Qui il Comune di Collarmele fa un'esemplare operazione in avanti, determina oggi una stabilizzazione definitiva di risorse varie che vengono dalla sua tradizione di comune per energie rinnovabili. Adesso bisogna fare un passo avanti che Dario coglie bene. Bisogna investire queste risorse sul fattore economico, e io voglio aggiungere solo una cosa per l'esperienza mia anche di sindaco, sul fattore umano. Cioè il capitale umano va fortemente valorizzato. Allora il centro anziani è in questo senso esemplare, averlo ricostruito in solidarietà è ancora esemplare, ma dico il centro anziani è esemplare perché significa che oggi queste risorse vanno tradotte in economia attraverso una forte valorizzazione del capitale umano. Tutte le fasce sociali sono fondamentali in questo percorso, io però credo, Dario, che noi come amministratori locali dobbiamo rafforzare un principio: bambini, giovani e donne. Cioè io nella mia esperienza di sindaco ho verificato che lavorando su questi segmenti si crea una funzione a futuro, e quindi poi crea anche l'economia, perché donne che lavorano vuol dire uomini che restano e donne che lavorano e che restano vuol dire famiglie, vuol dire bambini, investire sui bambini vuol dire avere giovani vuol dire avere competenze, e quindi il capitale si riproduce umano e quindi cresce l'economia. Se nei nostri centri non facciamo questo lavoro, ma Dario ne è assolutamente consapevole, noi possiamo anche introdurre dei fattori finanziari ed economici, ma non muoviamo.
è una sfida, non molte realtà si muovono in questa direzione, tanto più che essendo la montagna abbandonata molte realtà culturalmente si chiudono, tendono a gestire l'esistente. Io credo che oggi i sindaci che abbiamo qui invece siano esemplarmente impegnati su un terreno di cambiamento forte in questa direzione, e spero che poi se ne possa fare, dare anche un momento di promozione in Abruzzo. Io credo andrebbe organizzato un qualche livello di convegno anche con il governo regionale attuale per un confronto sostanziale, perché ripeto, io sono molto preoccupato per come tutto quello che non rientra nelle priorità di gestione finanziaria viene un po' abbandonato, e la montagna in questo senso sia dallo Stato che dalla stessa nostra regione, o forse da anche da altre regioni, è molto abbandonata a se stessa. Quindi complimenti, io ci tenevo e faccio un grande augurio perché questo futuro lavoro abbia i suoi risultati, e anche per te sindaco, che insomma le cose che mi dicevi abbiano ottimo risultato. Se poi possiamo essere utili nel cercare di creare una opinione su questo meccanismo tecnico, perché abbiamo individuato che pur avendo le risorse poi sul punto tecnico legislativo attuale ci sono vincoli investimentali per gli enti locali, vediamo se con i parlamentari territoriali e anche nazionali riusciamo a smuovere questo problema. Quindi di nuovo auguri e grazie per avermi invitato. Grazie Giovanni.